Nuova CLE Coupé, creata per sedurre. Il desiderio prende forma su mercedesbenz.it. Il Cittadella, di stagione in stagione, cerca di replicarsi. Società presieduta da Gabrielli al timone da anni, allenatori a cui viene data la possibilità di lavorare e programmare, sistema di gioco efficace e invariato da secoli. Parliamo proprio del sistema di gioco, il 4-3-1-2. Squadra veneta conosce a memoria le cose da fare in campo, per le quali ogni anno viene aggiunto accuratamente qualche protagonista senza modificare troppo il blocco squadra. Per dirla con le parole che Pep Guardiola dedicò all'Atalanta di Gasperini, giocare contro il Cittadella in Serie B è un po' come andare dal dentista. Il cuore pulsante dell'organizzazione dei Granata è il rombo di centrocampo, che in fase difensiva permette grande densità. Il mediano centrale lavora in sintonia con i due centrali difensivi, le due mezze ali orientano la loro aggressività in avanti esterno verso la palla. Il tre quarti si dedica al play avversario, se c'è, o comunque si oppone non troppo alto alla prima costruzione. In fase di possesso, il rombo offre il vantaggio di proporre giocatori già dislocati. Nel posizionamento dei quattro vertici, infatti, sono leggibili linee di passaggio precostituite. Le mezze ali si propongono anche in ampiezza. Il tre quarti, quest'anno Cassano, è libero di muoversi alle spalle dei due attaccanti. Contro il Palermo, partita vinta 2-0, hanno giocato Castrati in porta. I quattro difensori hanno Salvi, Pavan, Negro, Carissoni. Il rombo di centrocampo era composto da Branca, vertice basso che a Terni sarà assente per squalifica, Vita, mezzala destra, Carriero, mezzala sinistra e Cassano, tre quarti. I due attaccanti erano Pittarello e Pandolfi. Pandolfi è un chiaro esempio dello scouting capillare e attento del Cittadella. Lo abbiamo conosciuto a Terni con la Turris, avversaria della Ternana dei record di Lucarelli. Successivamente ha avuto qualche problema dal punto di vista fisico, ma poi il Cittadella gli ha offerto la possibilità di ricominciare ai suoi livelli e quest'anno sta giocando molto bene. Dei due attaccanti è quello che si muove di più. Pittarello è più una prima punta, ma tutte e due si sacrificano anche in fase difensiva. Cassano è quello che dà un pochino di imprevedibilità alle azioni offensive del Cittadella. Ex Roma Primavera, può giocare anche attaccante in un attacco di tre. Quest'anno è stato messo alle spalle dei due attaccanti, dà imprevedibilità tecnica e fantasia in fase offensiva, ma riesce anche a sacrificarsi adeguatamente in fase difensiva grazie anche a una grande mobilità. Il Cittadella, come lo chiamano i suoi tifosi, attende un po' prima di iniziare la pressione, ma quando arriva, spostando il blocco squadra verso la palla, porta più calciatori sull'avversario con il pallone. Questo è possibile perché la squadra difende corta e con giocatori vicini l'un l'altro. Quando la palla, il Cittadella sa manovrare, ma negli anni la sua caratteristica migliore è stata quella di saper aggredire rapidamente gli spazi concessi dagli avversari. Per organizzazione e numeri è una delle squadre più pericolose fuori casa da sempre. Il tema del confronto Ternana-Cittadella potrebbe essere quindi l'ampiezza delle fere, ricercata con il coinvolgimento degli esterni contro la densità del Cittadella, costretto a scivolare rapidamente per affrontarli. Vediamo chi avrà la meglio. Negli angoli a favore, il Cittadella porta 5 giocatori in area, uno sulla palla per calciare, uno va a giocare o a tentare di giocare corto, 3 rimangono dietro. Negli angoli contro, l'organizzazione della squadra veneta prevede un giocatore sul palo, uno sul primo, uno sul corto e un castello composto di 2 linee, una di 4 e una di 3. Nelle punizioni laterali, il Cittadella ripropone il castello più basso rispetto alla linea, composto da 3 linee, una di 4, una di 3 e una di 1.
Nuova GLE Coupé, creata per sedurre. Il desiderio prende forma su mercedesbenz.it.